Ciao a tutti, quarto episodio del nostro percorso verso una pelle perfetta. Ultimo, anche se non meno importante, poi vi spiego perché ultimo, il nostro sistema antiossidante. Cos'è il sistema antiossidante? Il sistema antiossidante è quello che la natura mette a disposizione per contrastare i radicali liberi, tanto temuti perché effettivamente fanno un bel po' di danni, sono però il naturale risultato del nostro metabolismo, cioè della nostra funzione interna, della funzione delle cellule, di tutte le nostre funzioni. Quindi esattamente come qualsiasi quando noi mangiamo produciamo delle scorie, quando le nostre cellule lavorano producono dei radicali. Noi abbiamo però tutta una serie di sistemi interni, no, che contrastano i radicali, quindi che li tengono sotto controllo e impediscono a loro di fare poi dei danni, sia di tipo proprio fisico, nel caso nostro, di tipo estetico. Perché abbiamo parlato solo come quarto step dei radicali? Perché ovviamente abbiamo visto che quando mancano le condizioni fisiologiche io ne produco di più. Quindi è inutile parlare per primo o usare un prodotto antiossidante se poi io non ho pH, idratazione o una corretta barriera. Perché se non ho questi tre parametri, che chi non l'avesse visto vi invito a dare un'occhiata agli altri tre video perché è importante per arrivare poi alla conclusione di oggi. E quando io ho a posto tutte le altre cose, allora ha senso rinforzare la mia pelle nel contrastare lo stress ossidativo. Cos'è lo stress ossidativo? È quando io produco più radicali di quello che è il mio sistema interno. Quindi noi, ad esempio, produciamo 10 e abbiamo un sistema difensivo per 10. Poi, quando mangio male, quando ho una pelle con un disagio di barriera, quando vivo in un ambiente che comunque continuamente sollecita e produce radicali, quindi il mio sistema difensivo contro i radicali, il mio sistema antiossidante, diventa deficitario, quindi ho più radicali di quello che il mio sistema antiossidante in realtà può bilanciare, può compensare e tamponare. Allora si crea lo stress ossidativo. Per quanto riguarda la pelle, lo stress ossidativo fa dei discreti danni, tanto che ora tantissime teorie dell'invecchiamento parlano proprio della teoria dei radicali legata all'invecchiamento. Esattamente come l'infiammazione, i radicali fanno un po' parte integrante, no, di questo fenomeno. Nel caso nostro, l'attenzione è come sempre maniacale nel rinforzare il sistema antiossidante. Perché? Perché come tutte le funzioni, se io le sostituisco, quindi prendo troppi antiossidanti, integro con antiossidanti che si sostituiscono al mio naturale, e il mio sistema antiossidante, essendo il nostro corpo un sistema a risparmio, che fa? Dice non c'è bisogno di me, posso andare a fare altro. Esattamente come quando ci ingestiamo, non so se avete visto, ma che in 10 giorni di posizione ferma di un arto, di un braccio, di una gamba, immediatamente dopo 15 giorni e basta, noi togliamo il gesso e il muscolo è sparito. Proprio grazie a questo sistema di risparmio, quindi il nostro è un corpo ergonomico, quindi un corpo che meno consuma e meglio sta, perché noi ci sono state date in dotazione tutta una serie di enzimi e di funzioni vitali che una volta esaurite vuol dire che siamo in fondo al nostro ciclo vitale. Quindi il nostro sistema antiossidante deve rimanere vitale. Ed è per questo che noi abbiamo creato come quarto step del nostro percorso, quindi una volta che io ho rispettato il pH, mantenuto tutto quello che la pelle produce, reidratato, ristrutturato grazie allo scrub reaction, la mia barriera, applico come ultimo step un prodotto fitoceutico che va non a sostituirsi, ma che va a rinforzare, a perfezionare, a rimodulare la mia risposta. Quindi in questo caso parlo del nostro redness in questione,
all'interno del quale ci sono oltre il 6,5% di attivi fitoterapici. Al di là della percentuale altissima, e chi conosce qualcosa di cosmesi può capire bene che avere una formula con una concentrazione così alta di fitoceutici è estremamente raro. Il fatto di utilizzare un antiossidante di questo tipo fa sì che il nostro sistema non venga sostituito, ma venga implementato. Infatti all'interno ci sono due attivi, anche lì se volete sbirciare su internet vi invito a farlo, che sono Epicalmin e Maxnolia, che sono delle sinergie di piante ricche di antiossidanti naturali, utilizzate tantissimo in medicina cinese, che servono per rinforzare le difese immunitarie della pelle e la risposta contro lo stress ossidativo. Quindi rinforza, non si sostituisce. Oltre, unite a uno ialuronico idrolizzato, quindi idrolizzato vuol dire, non so se avete mai sentito parlare tutti, la crema, il siero con l'acido ialuronico. Ebbene, l'acido ialuronico ha una struttura, è grossetto, sicché come l'olio d'oliva idrogenato rimane abbastanza in superficie. E noi lo usiamo idrolizzato all'interno del siero, perché il siero agisce più in profondità, migliora l'idratazione e più un prodotto penetra e interagisce. Idrolizzato vuol dire che anziché essere intero lo ialuronico è rotto in tanti piccoli pezzettini, così da favorirne l'assorbimento, oltre a un altro 1,5% di estratto di un fungo, il Grifola frondosa, che serve per contrastare lo stress ossidativo, in particolar modo i radicali che danneggiano il nostro collagene. Quindi abbiamo tutto un pool di antiossidanti che rinforza, esattamente proprio come tutta la nostra filosofia, che rinforza il nostro sistema antiossidante naturale. E con questo quarto passaggio andiamo a completare il nostro, diciamo, mini corso per una pelle perfetta. Il prossimo step quale sarà? Il prossimo step sarà quello di imparare a, chi lo sa già, non lo segue, di imparare a riconoscere la pelle, a capire di cosa ha bisogno la pelle, a capire quando sta bene e quando non sta bene. Quindi ci faremo un vero e proprio check-up in diretta, dove vedremo insieme tutte quelle che sono i disagi, tutti quelli che sono gli squilibri, anche appunto per capire, dice, ma io devo fare il kit, devo fare solo latte e crema, ho bisogno anche del siero. Senz'altro io per esperienza mi occupo ormai di pelle da oltre 25 anni, all'inizio partire con tutti e quattro gli step ti garantisce proprio di avere un risultato non solo completo, ma anche più rapido. Nel tempo poi non è che uno deve usare tutte tanti prodotti sempre, ripeto, io sono sempre per rispettare la pelle in tutte le sue funzioni e dare solo quello di cui ha bisogno. Quindi vedere insieme e capire qua continuerò con latte e crema, oppure finito il rinforzo del mio sistema antiossidante, passerò un siero per controllare la melanina, per prevenire le rughe e per trattare altri tipi di problematiche. Buona giornata a tutti, con questo si conclude, quindi grazie a questi quattro step, pelle perfetta e bella senza trucco. Ciao a tutti e buona giornata!